Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione dalla Spezia, il TG Flash di Cronaca 4 di mercoledì 10 ottobre. Stop ai nuovi centri commerciali in Liguria in attesa del piano generale del commercio. I dettagli nel servizio. Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina un disegno di legge urgente per sospendere temporaneamente la presentazione di domande per centri commerciali, medie e grandi strutture di vendite, un provvedimento deciso nella Commissione Attività Produttive di ieri, presieduta dal consigliere regionale del PD Sergio Scibilia. La sospensione si è resa necessaria perché le norme regionali attualmente vigenti erano in contrasto con le norme nazionali di più recente approvazione, in attesa della nuova programmazione commerciale ed urbanistica regionale che sarà approvata nei prossimi mesi e che recepisce le normative nazionali e le direttive europee per una maggiore competitività tra gli operatori a favore del consumatore e per la maggiore sostenibilità ambientale, la Regione Liguria ha deciso di sospendere temporaneamente la presentazione di domande per nuovi centri commerciali e strutture di vendita di grandi dimensioni. Cambiamo argomento, mancano i soldi e i volontari e così la pubblica assistenza di Rio Maggiore alle Cinque Terre è costretta a chiudere. Sentiamo. Chiude la pubblica assistenza di Rio Maggiore, mancano i soldi e soprattutto i volontari, nonostante gli appelli ai giovani del paese di dedicare parte del proprio tempo al volontariato della Croce Bianca. Il servizio diurno e notturno non sarà più attivo e così da oggi, in caso di emergenza, i residenti dovranno rivolgersi al 118 con tempi lunghi di attesa per gli interventi. Cesseranno anche i servizi di trasporto e la collaborazione con il distretto sanitario 17 della Riviera e della Val di Vara per i prelievi domiciliari. Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale del Civico della Spezia. Il servizio. Da lunedì 15 ottobre si aprirà la campagna abbonamenti 2012-2013 del Teatro Civico del Centro Giovanile di Alma Ruggero. Il Comune della Spezia e l'Istituzione per i Servizi Culturali hanno voluto consolidare e riconfermare la pluralità delle sedi di spettacolo, affiancando alla tradizionale location del Teatro Civico quella dell'auditorium del Diam Ruggero di Fossi Terme. Il cartellone, così come è successo per l'anno passato, è quindi da considerarsi unico corpo che prevede due abbonamenti distinti, uno in riferimento al Teatro Civico e uno al Centro Giovanile. In un momento di difficoltà economica per le amministrazioni e per tutto il pubblico e nell'ottica di un sempre maggior coinvolgimento delle fasce più giovani, il Comune e l'Istituzione hanno inteso mantenere 8 spettacoli in abbonamento per il Teatro di Piazza Mentana con costi contenuti. Lo stesso è stato fatto per Fuori Luogo, progetto di teatro contemporaneo, che quest'anno inoltre presenta al pubblico 7 spettacoli. Per quest'anno sarà attiva anche una convenzione teatro-cinema. Gli abbonati infatti avranno diritto alla riduzione sui biglietti d'ingresso e a particolari agevolazioni ai Cineclub Il Nuovo e Controluce Don Bosco. La stagione abbonamenti del Teatro Civico 2012-2013 proporrà alcuni tra i più affermati registi e attori del panorama nazionale, del calibro di Alessandro Preziosi, Giuseppe Battiston, Frédéric Lolite, guidati dalla regia di Andrea De Rosa, Massimo Castri, Franco Branciaroli, Tommaso Cardarelli, Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi, Elio De Capitani, Umberto Orsini, Antonio Salines. Saranno oltre 100 spettacoli al di fuori di quelli messi nel programma abbonamenti, arrivando a presentare una continuità di proposta artistica per tutti i gusti, anche in un momento di forte crisi economica. Chiudiamo con le previsioni meteo, tempo irregolarmente nuvoloso con ristagni di umidità nel Golfo e locali foschie nella giornata di domani, tendenza ad aumento della copertura nuvolosa a fine giornata con possibili precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 17 e una massima di 24 gradi. È tutto, vi ricordo che queste altre notizie in aggiornamento continuo potete trovarle cliccando sul sito cronaca4.it da lunedì al venerdì, oltre al nostro appuntamento con il TG Flash, anche il PDF, il quotidiano in formato PDF, scaricabile su cronaca4.it. Grazie, ci ritroviamo domani.